Spiegartelo, ma comunque guarda, in un film lei si chiamava Francesca, lui si chiamava Paolo. Ah, erano così, così vicini, si parlavano, poi si sono avvicinati e poi si sono baciati. No, baciamo come baciati? Si sono baciati. Si avvicina, c'è silenzio, si avvicina ancora e io lo dico, io mi sono sentito le sue labbra contro la mia labbra. Non sapevo cosa fare, non sapevo cosa dire. Oh, se fosse durato eterno. Poi mentre eravamo così, ho sentito la voce, la mamma, Marghi! Vieni a casa, che gli fai? Lei ha preso quel coso. Ciao, ci rivedremo, se n'è andata. E io sono rimasto lì che non sapevo proprio più cosa fare. E ho detto, questa è la giornata più bella del mondo. E ho preso a correre per ritornare a casa. Mentre correvo, sì, il cuore ci dava forte, lo sentivo nelle orecchie, però era anche di contentezza. A mezza strada fra il pastorale e dove abito io, che si chiama i Tavolicci, c'è una misteria. Noi la chiamavamo misteria. C'è una immagine, una madonnina, delle donne portano sempre dei fiori. Io mi sono fermato, stavo correndo, mi sono fermato e ho detto, ma come fa il Signore a voler bene così anche ai poveracci come me? E poi sono scappato, sono arrivato nell'aia, tutto era silenzioso, tutto era spento, la gente era già a dormire, anche la mia famiglia, tutta la mia famiglia. Sono entrato. Non ho acceso neppure la candela per non disturbare. Sono entrato nella camera dove dormiamo tutti, tutti insieme. Ho sentito l'umore, il sapore della carne di ieri, i sospiri, il riposo. Mi sono infilato nel letto. Avevo un gran sonno, ma anche una certa agitazione. Spighe, falci. Non volevo io. Spighe, falci. No, non volevo. Margherita, i suoi occhi, i suoi capelli belli. Mi sorride. Me la sento stretta quando scende dal cavallo. Mi viene ancora spontaneo, da solo, di dire un paterno. Ma perché sono felice? Perché mi pare di dover ringraziare qualcuno. E poi ancora ste cicale. E adesso vicini i grilli e la gente che taglia. La gente che taglia. E poi sogno. Gli
dei peri acerbe che ho mangiato un sasso che mi pesa nello stomaco, no, è la testa che non va, si è sconvolta nel sonno, le mani annaspano nel buio, trovano altre mani che cercano gli stracci per coprirci, ci sono i piccoli svegli che urlano nella mamma, poverini state buoni, sono zitti, che loro ci hanno detto di uscire, no, per fortuna non è vero, dopo arriva che mi sveglierò, mi voglio svegliare, che nell'aria, fra lume e scuro ci stanno loro, i fucili neri che ti spingono verso la casa di Giacometto, la più grande, cosa c'entra questo? Camminate in fila alla svelta, no, non si capisce chi sono loro, nel buio siamo tutte ombre, il mio babbo lo vedo, le mani legate di dietro, no, gli agnelli li legano così, quando vanno al macello, la mamma ci stringe tutti intorno, una botta al principio dell'aria, chi è quella per terra, una macchia gli cade alla faccia bianca, la mia nonna, non è con noi, dov'è la nonna, è là per terra, dove ci portano? Tacete, camminate, ed entrate, quanti siamo? Siamo tutti, come dentro? Loro dove sono? Non si vedono ancora. Questo cane che mi sta attorno è mio. Mi stropiccio gli occhi che voglio svegliarmi. Basta, aiutatemi a svegliarmi! Spintoni col fucile, sento la punta dura qua, fra le scapole. Straluno lo sguardo e mi lascio alle spalle una fila di uomini tristi che si mostrano dritti e silenziosi. Tutti i nostri babbi messi insieme. Poi il corpo ancora scuro di uno di loro riempie il mezzo della porta, una voce che parla come noi. Buttatevi per terra con la faccia in giù! Strapponi i figli piccoli che non capiscono. Siamo un mucchio di lamenti dentro casa, un grezzo di agnelli senza età. Sgranate con dolore nelle orecchie le botte deflagrano nel buio. E poi lamenti, aria calda, densa, di fumi, gravida di sangue che cola dalla fronte. Alzo il peso dei corpi senza vita, mi aggrappo alla speranza di questa sepoltura sotto i morti, sbatacchi ancora la porta e altra rabbia di botte si imprime sui lamenti che calano ancora. E il sogno forse cessa, qualcuno mi sveglierà, l'istinto non si arresta. La vecchia va tranquilla alla sua morte cercando di uscire dalla porta, questa è tua, infra il mostro mascherato, non ce la faccio, allora ti ammazzo a te, alla vecchia, così la parola si placa sulla soglia uccisa contro lo stomaco. E poi silenzio di gente che riposa rinfusa sul piancito, e Gabriele ha dell'argia, la vedo, un vestitino pieno di toppe rosse, sì, lo conosco, il sangue della sua mamma, si desta all'improvviso dal suo sogno diretta verso la luce della porta, la voce chiama la sua mamma, il mostro mascherato che ha l'arma vuota gli sbranca con un colpo tutto il petto, e poi spinge la lama in taglio giù fino alle gambe, mostrando al primo sole il ventre aperto come l'agnello il venerdì santo, non c'è più dolore di gola né forza di parole, solo il pensiero di finire il sogno. Col salto dal di dietro verso il campo, nella felicità di una fucilata in cielo aperto, sale dal basso un fumo fitto mentre straziante il mugghio delle vacche in mezzo al fuoco, sussultano adesso molti corpi e qualche ombra si avvia per le scale alla ricerca di un'apertura chiara, mani materne staccano dal petto le labbra avide dei poppanti ignari e nella prima luce li alzano verso il cielo, già il ministro perfido della morte continua con zero il suo rito orrendo. E nelle mani s'agghiaccia la creatura che ancora non ha detto mamma, è lei che segue il figlio, non vola su nel cielo, ma s'abbatte rassegnata sulla terra di casa con mille mosche ingorde sui bottoni rossi del suo sangue, divampano le fiamme, il crepitio niente ormai ogni altro rumore, il tonfo del mio peso sulla terra mi scuote, tutto a un tratto dal mio sogno, e mi danno una gran gioia i mali che mi salvano dalle ossa. La gente non potrà mai immaginare che in questa sede della pace si sia abbattuta una tale tempesta di morte e di orrore. Molti resteranno del parere che il mio sia stato un brutto sogno d'estate, ma io non sono certamente un cantastorie che passa per le fiere. Grazie.